Cari amiche e cari amici di Outcast, bentrovati con un nuovo Sala Giochi. Io sono Andrea Peduzzi e con me c'è il solito Andrea Giongiani. Ciao Andrea. Ciao a tutti, ciao anche a te. Andrea Giongiani, che questa volta è qui per parlarci di Karma Chapter 1, capitolo 1, che a dir si voglia, e che trovate tra l'altro su Steam. Che cos'è Karma, Andrea? Che tra l'altro mi è capitato davanti proprio adesso per la prima volta. No, È un capolavoro assoluto, è imperdibile. veramente? È il miglior gioco mai creato nella storia dei videogiochi. Ah, ok, quindi fa cagare. È imbarazzante. No. No, guarda, l'impressione che ho avuto onestamente giocandoci è che sia stato fatto da una sola persona e che questa sola persona avesse 12 anni. Non in senso cattivo, non con spregio o disprezzo, ma che davvero sembra il progetto scolastico di un ragazzino. Da dove posso iniziare? Non ci sono opzioni, cioè, manca del tutto la schermata delle opzioni. Questa è una cosa deliziosa. L'ho fatto partire, sono andato a vedere per vedere se potevo cambiare la risoluzione, l'audio, qualcosa. Non si può, non c'è la schermata opzioni. Non si cambia risoluzione, non si cambia niente. Che per un gioco su PC è qualcosa di spettacolare. L'intero gioco penso sia stato fatto prendendo asset precostruiti, non credo ci sia una sola cosa originale. Non ho potuto verificare, ma davvero l'impressione è davvero pesantemente che siano asset presi e messi insieme tipo Lego, ma non i Lego che ti compri il set già fatto, i Lego che prendi i blocchetti e provi a copiare roba già fatta. No, davvero è spettacolare. La trama è meravigliosa, nel senso è qualcosa di originalissimo e mai visto prima. C'è il protagonista che dice che gli hanno distrutto il villaggio dei misteriosi attaccanti e lui vuole vendicarsi. E per quello che riguarda il gameplay, tutto quanto il circuito loop, il gameplay loop, tutto quello che si deve fare, si avanza praticamente lungo dei corridoi, che non sono corridoi, magari a volte hanno Scusa l'aspetto se di ti ninja, interrompo, tipo. ma è un GDR, un roguelike? È una merda, mi pareva No, abbastanza chiaro. però, diciamo, volendo fare tutti i costi, incasellare al di fuori del cesso, diciamo. Diciamo un gioco d'azione in terza persona. Spacciamolo per gioco d'azione in terza persona. Guadagni delle abilità andando avanti, ma non è un gioco di ruolo. No. FIFA è più gioco di ruolo, quindi no. Dicevo del gameplay loop che fondamentalmente vai avanti lungo dei corridoi che magari a volte hanno l'aspetto di pianure immense, però ci sono tutte montagne attorno, quindi la strada da seguire è una fondamentalmente. Al massimo, puoi fare il giretto per vedere la grafica sopraffina. Cazzo, altro che Cyberpunk 2077, questo è il graficone. E scompaiono i nemici dal nulla, è bellissimo. Vai avanti, pop, arrivano questi nemici, tutti uguali ovviamente, perché non è che hanno dei modelli diversi, hanno cioè un modello di nemico, per tipo di nemico. Li ammazzi, vai avanti, ne compaiono altri, ovviamente sempre più numerosi perché deve aumentare la difficoltà. E a un certo punto arrivi a un muro che superi e arrivano altri nemici. I dialoghi mi rifiuto di considerarli dialoghi, onestamente. E no, davvero costa 7 euro. Neanche 6 euro e mezzo costa. Per me è imperdibile. Ma è talmente imperdibile che sono andato sui forum di Steam, dove ci scrivono cani e porci sui forum di Steam. È un letamaio.
E nel forum di Steam di questo gioco c'è un post, uno, dello sviluppatore stesso, che annuncia che il gioco sta per uscire, con zero risposte. Fine. Cioè, è un capolavoro assoluto, davvero. Non ho mai visto qualcosa di... Incredibile, no? È forse la prima volta che ti sento, poi di solito c'è sempre un po' di dispiacere quando il gioco non ingrana, qui invece è veramente, ma come si dice, è su Steam, è solo PC, giusto, ovviamente, Sì, non e so non se... è Early No, no. Access, è proprio già uscito in versione definitiva. Sì, ma è definitivo, è un gioco definitivo questo. Che cacolo, su PlayStation 5 non ci girerebbe, dai. Ma tipo, imploderebbe la PlayStation 5 a provarci a far partire sto coso. No, dai, davvero, come dicevi, non è che voglio essere cattivo, è che è impossibile prenderlo sul serio. Se vuoi, buttaci pure te un occhio alla pagina del gioco o a quello che vede. Sembra davvero il progetto di un dodicenne. Che per carità, aspetta, parentesi seria, perché forse si è notato il leggero sarcasmo, forse, leggerissimo sarcasmo. Parentesi seria, se davvero è il progetto di un dodicenne, massimo rispetto. Assolutamente. Per carità, è carino. Spero pure che ci si compri una pizza o due, anche se non so quante copie possa aver venduto, considerando i zero commenti sul forum e quant'altro. Penso abbia venduto la copia al cugino, e basta. Però no, Quindi non sei propriamente in attesa del chapter 2, giusto? come scusa? Non sei propriamente in attesa del capitolo 2, giusto? Guarda, se esce il capitolo 2, glielo compro anche se non mi viene dato. Per principio, ma giusto per dargli i soldi, perché ci vuole coraggio a mettere in giro una cosa del genere. Sul serio. No, mo mi vengono pure i sensi di colpa, perché Ah sembra che mi no, ma sto senti, deridendo. stavolta non serve. Ma no, no, davvero. Guarda, quasi vale la pena di prenderlo, provarlo per farsi una risata e poi decidere liberamente se lasciargli sti 6 euro a sto poveraccio o fare il refund di Steam. Tanto lo permette entro 2 ore. Le 2 ore bastano per vedere tutto quello che c'è da vedere. Sai, quelle cose che so bad it's good. No, qui fa ancora il giro e torna di nuovo al bad. È il The Room dei videogiochi. Ecco, la presente The Room, il Sì, film. sì, 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 sì. Perfetto. Ok, è quello. È quello. Direi che non c'è altro da aggiungere su questo Karma capitolo 1. Non vi chiediamo di tenere il fiato, diciamo così, fino al capitolo 2, però se esce, massimo rispetto. E Lo grazie mille, compro, Andrea, mi per la prendo disamina. l'impegno, E lo lo compro, compro di aspetta, tasca mia se lo esce. compro anch'io, perché a questo punto non credo che lo giocherò, però lo compro. E niente, grazie mille Andrea come al solito per la disamina e grazie a tutti per aver ascoltato questo piccolo podcast. Ecco. Noi ci sentiamo altrove, in qualche altro sala gioco, in qualche altro podcast. Alla prossima e ciao. Sì, non che avranno senso, perché voglio dire, dopo questo No, qualunque vabbè, cosa sarà grigia e priva di senso. no. Ciao, Comprensibilmente. sì. Comprensibilmente. Ciao a tutti, Ciao a tutti. mi suicido dopo sta cosa. Ciao.